carichi, quindi vogliamo fare una pausa di 5 minuti, no, non lo chiedo alla Matera perché sta qui a sentirti, quindi lasciamo il livello dell'adrenalina sempre lì. Un'amministrazione ovviamente non si può giudicare in 100 giorni, quindi la domanda di prima, come ha detto lì, la giornalistica, io ce l'ho dovuto inserire per forza perché funziona così, mi dispiace, però la domanda, insomma, lo step successivo è che tipo di città immaginano questi tre candidati sindaco, che andrà uno dei tre andrà a governare, che tipo di città immagina da qui a 5 anni. Nello specifico, cosa conta di aver creato? Parte Gianfranco Tessitore. Il programma a lungo termine che abbiamo inserito appunto nel programma, la definizione delle parole, credo che uno dei punti più importanti dell'amministrazione, quindi quello che debba essere creato in tempi brevi, in questi 5 anni, perché comunque sono tempi brevi per fare certe cose, credo che noi dobbiamo avere a norma la disposizione di un PR girafrocco. Questo credo che comunque dia all'amministrazione, ai cittadini, ai commercianti, agli artigiani, sia un punto dove loro possono una produzione per appunto l'economia del paese. Un altro punto molto importante è un bel paese, un paese comunque accogliente, sicuro, efficiente, capace di coniugare le esigenze dei giovani con quelle degli anziani. Credo che questo sia un punto molto importante, un paese in grado di offrire decoro e nuove opportunità. Queste sono cose che noi abbiamo messo nel nostro programma. Il programma parla di ambiente, di turismo, di vivibilità, di economia, di ascolto, cultura, partecipazione e trasparenza. Questi sono i punti focali del nostro programma. Per cui in questi 5 anni vorremmo poi invertire la rotta di quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni. Anche perché, ripeto, sempre secondo il nostro punto di vista, Andrea parlava di garanzia giovani, io non credo che garanzia giovani sia stato un grande risultato, non lo è stato a livello nazionale, quindi non vedo perché dovrebbe essere stato a livello locale. A norma hanno lavorato dei ragazzi. Ad oggi ancora questi ragazzi che hanno lavorato un anno fa devono ancora prendere i soldi. Purtroppo risulta, questo è un progetto europeo che non è che sarebbe diventato un'amministrazione comunale di norma, ma è evidente che Garanzia Giovani è stato un po' d'ossigeno per questi ragazzi che hanno lavorato. Io per questo comunque sono contento che lui l'abbia fatto, sia stato un promotore di questa cosa. Ma in merito a questo, qualcuno scrive: in un momento di crisi sociale e di occupazione questi individui possono avere pascoli fertili a giocare sport con i bisogni delle persone. Certamente io non ho giocato sport con i bisogni delle persone e non voglio neanche giocarci, per cui vorrei sapere a chi si allude per questo tipo di osservazioni che vengono fatte su dei programmi del progetto. Programma di un modello, no, perché non ho capito che città immagina Gianfranco Tessitore per 5 anni. Comunque, no, guardate, una cosa, ci riflettevo stamattina, penso che l'esperienza più, diciamo così, toccante di questi 5 anni di amministrazione è stata quando nel 2014 è stata l'alluvione a Norma. Quel pomeriggio ero da solo in comune, non vedrete pomeriggio quando è successo tutto quello che è venuto giù. E vedere il paese martoriato in quel modo mi ha fatto capire che siamo di una fragilità allucinante come comunità. E allora penso che fra 5 anni l'obbligo di un sindaco, ma di un'amministrazione comunale, è quello di dare la risposta più importante alla sicurezza delle persone, che parte innanzitutto da risolvere il problema del rischio idrogeologico di questo paese. Non è pensabile ancora oggi, nel 2020, obiettivo 2020, faccio pubblicità al nome della lista, che nel 2020 alla prima pioggia dobbiamo avere tutti quanti la preoccupazione di sapere se usciamo di casa, se la cantina si è allagata, se la casa si è allagata, se le strade stanno a regge. Poi
se possiamo andare giorno per montagna, perché forse tutta la strada rurale è franata. Poi sentivo Gianfranco dice: noi faremo le strade rurali, ma quello è il classico. A tutti i comizi dice: faremo le strade rurali, poi nessuno ha mai fatto queste strade rurali. La prima volta ci abbiamo messo le mani con i soldi della comunità montana, con i soldi della comunità montana, che tu hai bloccato per 3 anni in comunità montana, e che è solo a marzo che ci hai sbloccato. Quindi penso che il vero obiettivo di questa, quello che noi vogliamo con l'amministrazione, e principalmente lo voglio io, per rispetto della mia cittadinanza, è risolvere il problema del rischio idrogeologico. Quindi fare interventi strutturali. Io quel giorno a Rovigo mi sono dato in via delle Svolte, era un fiume in piena, c'è una strada centrale al paese che era un fiume, dove c'era l'incolumità di ogni singolo cittadino. Beh, allora ci deve essere un intervento serio di un'amministrazione comunale seria, che con dei tecnici trova quelle soluzioni che ogni cittadino merita, perché non può stare veramente ad ogni pioggia con la preoccupazione che sta andando a casa. È una cosa inaccettabile nel 2020. E proprio per questo con Mauro Ferrarese abbiamo in questi momenti, abbiamo preso un finanziamento, era della comunità montana a gennaio, due finanziamenti che partiranno adesso, uno su via Malerba, l'altro su Colle Catilina. Sempre la stessa comunità montana, siamo riusciti a chiudere finalmente la buca di via Fumale, che ci abbiamo messo 2 anni per chiuderla, ma ci abbiamo messo 2 anni perché la regione non ha dato risposte, perché il ministero sta ancora a valutare le relazioni che ci sono arrivate, non di norma, di tutta la regione Lazio. Quindi parliamo di cose reali. Ecco, allora dobbiamo intervenire su questo, e proprio in questo c'è già l'intervento, c'è il programma su via delle Svolte che partirà dopo in quest'estate, proprio per mettere fine a questo problema del rischio idrogeologico. Ci proveremo, lo faremo con la volontà di dare quelle risposte che ogni cittadino che vive a norma merita, perché veramente io 2 anni fa, quando vedevo tutto quello che stava venendo giù e le situazioni come si è ritrovato il paese il giorno dopo, veramente ci stavo male, perché non pensavo potesse accadere a norma, e voglio evitare che quelle situazioni possano andare a peggiorare col tempo. Grazie. Siano realizzabili, qualcun altro non sono realizzabili, mentre wifi sul corso costa qualche centinaio di euro l'anno, non costa così tanto, quindi per questo l'abbiamo messo. Altre cose che non siamo sicuri di ottenere finanziamenti per poterle fare, non le abbiamo messe, non è che non le vogliamo fare, ma non le abbiamo messe, perché di promesse non si campa. Quindi la città che noi immaginiamo tra 5 anni è una città a misura di persona, a misura di animali, perché abbiamo insistito anche molto sull'aspetto della cura dell'animale domestico e non solo, perché la nostra comunità comunque è cambiata. Abbiamo particolare interesse, ripeto, nell'aspetto tecnologico del paese, perché non è possibile, come non era possibile nel 2006 non telefonare, non è possibile oggi non avere una connessione internet decente, c'è gente che ci lavora con internet e non è possibile. Non è possibile oggi non avere sicurezza in alcuni casi, perché non c'è il controllo. Noi abbiamo fatto un primo passo con la videosorveglianza, ma un primo passo va estesa, ed estenderla non costa quanto si pensi. Dobbiamo insistere sulle cose già iniziate a livello di ambito culturale e sociale, perché l'ambito culturale a norma viene scambiato per l'estate, assolutamente no. Quindi questo periodo va esteso di attività, va amplificato, vanno inserite attività che vadano anche a recuperare il territorio e i prodotti del territorio. Quindi la nostra sagra delle castagne deve essere rivalorizzata e riportata maggiormente al prodotto tipico, ma devono essere inserite anche altre occasioni di valorizzazione dei prodotti tipici di nord. Quindi noi abbiamo, ad esempio, l'olio e non abbiamo una sagra dell'olio del prodotto tipico dei formaggi. È una cosa che la comunità e chi amministra potrebbe fare a bassissimi costi, per non dire a zero. Quindi io mi immagino una città di questo tipo, mi immagino una città che si misura non di turista. Il turista deve venire in una città dove i propri abitanti stanno già bene, quindi la città deve essere a misura di cittadino e poi a misura di turista. Quindi anche la regolamentazione delle attività commerciali e quant'altro devono essere
commisurate a questo livello. È una città dove, soprattutto nel sociale, deve continuare quello che è stato fatto fino adesso, perché fino adesso noi abbiamo investito tantissimo, ma non a livello di risorse economiche, abbiamo investito tantissimo a livello di attenzione. Quindi chiunque ha avuto e chiudo bisogno in questo periodo, in questi 10 anni, ha trovato sempre nell'amministrazione Mancini e nei servizi sociali del Comune di Norma una risposta ai propri problemi. Grazie. Allora, normalmente si dice quando una persona sta sulla torre ci butteresti dalla torre. Io non so che la conosce, assolutamente, non è quella, io tanto fuoco, io non la conosco, no, la mia domanda è questa, cosa porteresti alla loro? Cioè, è difficile amministrare, oggi è complicato, oggettivamente è complicato, la scarsità di fondi, eccetera, però è anche vero che, diciamo, un'amministrazione dovrebbe avere qualche cosa fuori, su cosa voi puntereste? Cioè, se aveste la lampada di Aladino, ok, dovreste esprimere un desiderio, qual è la cosa su cui Norma debba puntarci? Allora, secondo me, secondo la lista civica per Norma deve puntare esclusivamente sul proprio territorio. In territorio, visto innanzitutto come valore turistico, partendo dal parco archeologico, partendo dalle possibilità di quello a Paravendio, partendo dai sentieri d'arrampicata, fino però al comprensorio dei Monti di Pini, quindi sviluppare tutto quello che c'è intorno a Norma e i monti intorno a Norma, come già abbiamo fatto con il progetto Epovie. Quindi partendo da questo, per sviluppare dei nuovi sistemi di sviluppo locali che appunto ricadono sul territorio e che partano dal territorio stesso. Allo stesso tempo pensiamo che dobbiamo partire da un ragionamento di territorio inteso come valore agricolo, dobbiamo ridare. Allora, parlavo con Luigi Centavoli, il presidente della CAPOL, dell'Associazione Provinciale per la Produzione d'Olio. Norma, per quantitativo e qualità di produzione d'olio, è la migliore dei paesi dei Monti dei Pini. Allora, noi dobbiamo però, non siamo però competitivi con le altre realtà perché non ci sono imprese che producono sul territorio, non abbiamo quella voglia di produrre questi prodotti come fanno le altre parti, come fanno a Sondino, come fanno le altre parti. Allora bisogna ridare quella vocazione agricola al nostro territorio, bisogna prendere spunto da questo per accedere poi e per essere a disposizione dei giovani, soprattutto di quelle persone che dicevo prima, quelle che devono essere ricollocate al lavoro, per accedere a quei finanziamenti europei per start-up di impresa che possono poi dare allo stesso tempo lavoro ad altri sul territorio. E mi collego a quello che dice Marcello, sono stato assessore all'attività produttiva per 5 anni, fare una sagra dell'olio, fare una sagra dei formaggi, no, questo è l'errore più grande che si va a fare, facciamo la sagra, non abbiamo venduto il prodotto, no, dobbiamo prima lavorare affinché quel prodotto sia di qualità, fino a quando i produttori capiscono bene che cos'è la qualità. Proprio per questo un anno fa siamo andati a fare il corso assaggiatori d'olio dove c'erano iscritte 30 persone che venivano anche da altri paesi. Queste sono le politiche che prima vanno fatte. Si parlava di formaggi, sempre assessore attività produttive. Il problema dei formaggi sta proprio in quello, nella produzione. Cioè noi oggi abbiamo delle aziende sul territorio che non rispettano al 100% quei requisiti. Allora noi da amministratori abbiamo l'obbligo di fornire a quei privati che oggi vogliono investire sul territorio, sul prodotto enogastronomico del territorio, gli strumenti per stare in regola e per poter avere una commercializzazione pulita dei loro prodotti. Ritorno che sul discorso che facevo prima, cioè quello della tutela del territorio. Per noi il territorio è il valore fondamentale, dobbiamo da un certo punto di vista tutelarlo, come dicevo prima con il ragionamento sul rischio idrogeologico, e dall'altra valorizzarlo, con iniziative che vanno però a fornire gli strumenti affinché il privato possa investire, ma non più il pubblico, perché fino a quando investire al pubblico risposte da parte della cittadinanza non arriveranno mai. Scelte calate dall'alto non servono in questo periodo, serve la partecipazione di tutti e serve dare quegli strumenti per accedere alle nuove forme di finanziamento e di sviluppo locale. Grazie. Norma su cosa deve puntare? La mia risposta è semplice e poi mi rifaccio la domanda al contrario. Norma deve puntare sui norbiciani. Questa è la più grande risorsa che abbiamo noi. Purtroppo abbiamo avuto un modo di fare troppo personalistico
anche in ambito commerciale. Ognuno ha curato il proprio orticello e abbiamo delle grandi potenzialità, ma sono scollegate una con l'altra. La domanda che mi cambio è, che mi aggiungo, qual è la più grande soddisfazione del tuo operato? Le mie più grandi soddisfazioni sono quelle di aver aggregato, fare una rassegna teatrale dove tutti i gruppi teatrali, che fino a qualche tempo fa magari si guardavano in Cagnesco, hanno collaborato tra di loro per poter fare una rassegna, cioè ognuno ha messo a disposizione la propria cultura, la propria arte e il proprio tempo libero per realizzare una cosa tutti insieme. Questo è un grande risultato. Mettere insieme nel 2006, appena entrati, Associazione Ramona Vitelli che si occupa dei portatori di handicap, Omnic che si occupa delle stesse problematiche, due associazioni che non parlavano tra di loro, messe insieme a collaborare. Questo è lo spirito su cui deve puntare Norma. Se no, le cose non si riusciranno mai e poi mai a realizzare se non si riesce a fare sistema, se non si riesce a ragionare come comunità coesa. Non sono parole, sono esempi pratici di quello che poi, nelle mie attività, sono riuscito a fare. La rievocazione storica che avete visto l'anno scorso, se la porta avanti una singola associazione, non ce la farà mai e poi mai a fare tutto quello che è stato fatto. Quindi aggregando le associazioni, levando i personalismi tra le varie persone e tra i vari protagonismi che si mettono in campo, si riesce a realizzare qualcosa che dà come somma, non più la somma individuale delle forze in campo, ma il risultato di questa somma sarà maggiore. E così è stato. Questo è quello che io voglio che sia Norma. E questo è quello che io immagino e sono sicuro che sia Norma. Quindi la Norma su cosa deve puntare? Su se stessa, perché non c'è più aiuto dall'esterno, non c'è più paracadute, non c'è più nessuno che ci salvi se non noi stessi. Il nostro territorio ce lo dobbiamo curare noi, le nostre attività ce le dobbiamo curare noi. Questo è il principio di una nuova era, altrimenti è impossibile andare avanti. Se ragioniamo ancora con lo Stato che ci assiste, la Regione che ci assiste, la comunità montana che sta in smantellamento ci assiste, non andiamo da nessuna parte. La forza di Norma è la comunità di Norma. Grazie. Norma su cosa deve puntare? Allora, Norma, e io credo che come tutti i paesi deve puntare sulle peculiarità, sulle particolarità che il paese ha. In primis e in assoluto ha una particolarità che è evidente a tutti, che è il patrimonio archeologico dell'antica Roma. Secondo il mio punto di vista, uno dei punti da tenere sotto il controllo deve essere sotto il controllo dell'amministrazione è proprio questo luogo, attivando in maniera un po' più concreta e potenziando il sito della Volcome Area e lavorando per far sì che i turisti che frequentano in abbondanza l'Ilva vengano a visitare magari con incontri o con organizzazioni con l'associazione Gaetani, avere dei rapporti con l'associazione Fondazione Gaetani, avere dei rapporti un po' più stretti con questo tipo di associazioni di fondazione. Altra peculiarità particolare di questo paese è lo sport di montagna, quindi i paravendini, e quindi anche qui, secondo sempre il nostro programma, ci vorrebbe una valorizzazione proprio di questo tipo di sport e un'incentivazione a far sì che questo sport possa diventare un festival fiera dove praticamente vengono dieci anni fa si era anche fatta un incontro e un evento di questo tipo e, il turismo è chiaro che è attratto anche dalle belle cose e quindi dobbiamo avere un paese, un borgo che possa accogliere il turista che ci viene a trovare e anche questo è un punto dove poter puntare. Secondo il mio punto di vista, avere un paese bello attrae il
turista e forse lo fa rimanere invece che 10 minuti, un paio d'ore, 3 ore, 4 ore, qualche giorno in più per poter stare in un luogo idoneo per essere chiamato in questo modo. La produzione agricola della zona, io sono d'accordo con tutti e due, olio, formaggi e castagne, e questo credo che siano dei punti forti, e comunque questo paese, delle peculiarità particolari del paese, per cui secondo me è giusto incentivare la diffusione dei marchi di collettivi di qualità. Credo che sia importantissimo che questa amministrazione stia vicino a questi punti particolari, appunto di peculiarità, di particolarità del paese, e che comunque accetti di aggregare con privati o con le aziende. Parlavo l'altro giorno per quanto riguarda l'antica Norba, fare dei discorsi, l'antica Norba è intesa come fabbrica del cioccolato, fare dei discorsi